San Giorgio, io commentavo, ho detto: ma tu vivi non solo in uno dei paesi più belli della Piana di Gioia, ma anche in uno dei paesi più ricchi, che ho avuto il piacere e l'onore di studiare più da presso, proprio perché c'è un patrimonio ligneo notevolissimo, delle opere eccezionali. E quindi da qui l'idea di parlarne insieme, anche perché temo che i sangiorgesi non sappiano che alcuni capolavori sono diventati famosissimi nel campo della storia dell'arte e sono già stati ampiamente pubblicati, alcuni dei quali ho avuto io personalmente l'onore di dare alle stampe e di far conoscere agli studiosi. Però, come spesso succede, questi nostri capolavori rimangono un po' sub iudice, perché sono sì delle statue sacre, degli oggetti di devozione, ma il fatto di essere oggetti liturgici non sminuisce il loro valore storico-artistico, anzi lo dovrebbe materialmente potenziare. Non solo, proprio perché sono opere d'arte sacra, hanno avuto una vita decisamente più lunga e più, se vogliamo, più controllata, più seguita. Perché? Perché nelle varie traversie storiche, mi riferisco a terremoti, alluvioni e vicissitudini politiche, comunque queste opere hanno mantenuto un legame forte col passato e, soprattutto, rappresentando i punti di riferimento devozionale del popolo, sono state conservate con maggiore attenzione. È inutile che io vi dica che il patrimonio di San Giorgio era probabilmente tra i più insigni, e oggi ne rimane una traccia molto blanda, ahimè, una traccia fin troppo blanda. Tra opere marmoree, dipinti, affreschi, stucchi, quello che rimane è veramente una minima traccia. Però, se ci fate caso, anche magari nella nudità di alcuni luoghi di culto spogliati dalle varie situazioni, molto spesso anche dall'insipienza degli uomini, perché è chiaro, alcune cose sono state materialmente depredate, vendute o del tutto buttate perché considerate cose vecchie, però cosa rimane? Rimangono le statue, che sono comunque prima di tutto nel vostro cuore. Il valore aggiunto qual è? Il valore devozionale, che non è assolutamente in contraddizione con quello dell'opera d'arte sacra. Per cui vediamole un po' da vicino. La nostra chiacchierata parte con forse il capolavoro più importante che c'è a San Giorgio Morgeto, e allo stesso tempo anche l'opera che avrebbe più bisogno di essere attenzionata dalla popolazione sangiorgese, perché il crocifisso della Chiesa Matrice, oltre ad essere il più antico, è anche uno di quelli più vessati dall'ammaloramento proprio tecnico, cioè della struttura lignea. È un crocifisso poderosissimo a dimensione naturale, che tra l'altro conserva, e non deve sembrarvi una cosa strana, di originale soprattutto il cartiglio. L'iscrizione Irri, che come ben sapete designa, no, la condanna a morte di Gesù Cristo sulla croce, appunto crocifisso perché re dei giudei, è in realtà inscritta in queste volute ricchissime di inizio 600, perché questo è un crocifisso mirabilmente seicentesco ed è un capolavoro napoletano di eccezionale valore. Perché però questo crocifisso non si può leggere? Perché, come tutte le opere di San Giorgio, questo crocifisso è ridipinto, e mi dovete perdonare, è ridipinto volgarmente. Perché volgarmente? Perché queste macchie di colore che lo ricoprono pesantemente, a partire dagli incarnati, a finire i sanguinamenti, e soprattutto questo perizoma, questa bellissima fascia di lino che copre le pudenda del Cristo, sono in qualche modo, insomma, assolutamente incongruenti con quella che è l'antichità dell'opera. Antichità dell'opera che merita un confronto subito con un altro grande capolavoro del territorio pianigiano. Non dimentichiamoci che l'assetto geopolitico e religioso della Piana di Gioia non è quello attuale. Lo dico per quanti magari hanno un po' dimenticato la storia di questo luogo. Anche la città di San Giorgio era di pertinenza dell'antica diocesi di Mileto, così come lo era l'antica città di Borrello, devastata come San Giorgio dal terribile flagello del 1783 e ricostruita più a valle
in quella che oggi è Laureana di Borrello. E questo crocifisso che vedete accanto al Cristo San Giorgese è una delle eredità più preziose dell'antica Borrello, che però, guardate che differenza incredibile, mentre il Cristo di Laureana è restaurato, è stato restaurato in soprintendenza 25 anni fa, il Cristo di San Giorgio è tutto ridipinto. La policromia del Cristo di San Giorgio appare quasi plastica. Il Cristo invece di Laureana, vedete, vibra di una vitalità impressionante. Se lo si guarda da vicino ancora meglio, ma vi invito a notare, malgrado i danni patiti da questa croce che è rimasta, pensate, questo è un crocifisso della fine del 500 e primi anni del 600, gli storici dell'arte sono in dubbio sull'attribuzione. Moltissimi anni fa, proprio in occasione del restauro, Rita Iannaccio della soprintendenza lo aveva restituito ad Alonso Berrughete, immaginate, uno dei nomi più importanti della scultura lignea spagnola. Poi, con un po' di prudenza, è stato scippato materialmente all'ambito iberico perché era una cosa incongruente. In fondo Napoli ha prodotto capolavori eccezionali che nulla avevano a che vedere con la Spagna, e aveva ragione un grande storico dell'arte napoletano che riportava questo capolavoro proprio alla temperie della capitale, e quindi a un manufatto dei primi 10-20 anni del 600, che però, vedete, è soffuso di un pathos molto bello e profondo. Guardate la bocca socchiusa con i denti intagliati ad uno, il palato, la lingua modellata, purtroppo nella foto si vede poco, e poi non so se notate le ciocche dei capelli sciolti sulle spalle intagliate ad uno, quasi come se il crocifisso spirante, il Cristo agonizzante, fosse stato colto proprio nel momento in cui l'ultima esalazione di respiro pervade tutto il corpo. E allora nella foto complessiva, se riesco a recuperarla, si vede molto meglio, si vede proprio la gabbia toracica che si dilata, si vede perfettamente il movimento proprio dell'ultima trazione vitale, e guardate, mentre si ritrae lo stomaco verso dietro, quindi è l'ultimo respiro di vita del Cristo, tutto è compiuto, no? Vi ricordate il brano evangelico, consummatum est? Nello stesso tempo il Cristo ha l'ultimo palpito vitale, quindi i muscoli vibrano di vita, le vene sono ancora turgide, e quindi la bocca aperta dà l'idea di appunto di quest'ultima contrazione di vita. La stessa cosa nel Cristo di San Giorgio, ma come si fa a leggere questo aspetto bellissimo del naturalismo proto-barocco sotto questa coltre di colore e di stucco? E qui le esigenze del restauro scientifico, cioè un restauro che riporti alla luce quello che è il colore originale, soprattutto ricercando che cosa? Quello che adesso è materialmente ottuso da questi colori. Perché, come vedete, anche il Cristo di San Giorgio ha questa espressione ancora più drammatica, perché non so se avete notato questa sottile differenza. Mentre il Cristo di Laureana è un Cristo apollineo, quasi michelangiolesco, tonante di una bellezza virile ispirata comunque al classicismo che ancora era imperante nella scultura del tempo, il Cristo di San Giorgio, che è di qualche decennio più tardo, ma siamo sempre nella prima metà del 600, vedete, ha un'espressione ancora più drammatica e patetica. Non solo, ma le funiche legavano le mani alla croce, perché nei crocifissi antichi questo particolare truculento ritorna molto spesso. Le funiche con le quali Cristo è stato issato sulla croce, ce lo racconta in maniera, devo dire, impressionante, San Bernardo di Chiaravalle, che avrebbe avuto questa visione direttamente da Cristo, quando fu issato sulla croce, oltre alla trazione dei chiodi, Gesù avrebbe raccontato a San Bernardo che le sue braccia furono segate materialmente dalle funi con le quali era stretto alla croce. E quindi, vedete, ritornano questi temi drammatici che però le ridipinture hanno cancellato. Non so se notate questo che sembra un particolare insignificante, è una vena turgida di sangue, così come turgida di sangue è il piede dove è confitto il chiodo e intorno al quale la carne si è in qualche modo rattrappita, proprio perché c'è il segno del peso del Cristo sulla croce.
E non solo, anche qui si vedono benissimo le vene che scorrono sotto questa epidermide ormai sottile, e si nota questo intervento che non sappiamo se sia originale o se sia una cosa posticcia. Perché? Perché è una tradizione antichissima di questo paese, di questa città, la famosa schiodazione del crocefisso. Tant'è vero che mi insegnate, voi sangiorgesi, il Cristo poi viene messo, sistemato in una infercola a forma di bara e condotto fino al Calvario in questo rito commovente del Venerdì Santo. Probabilmente questa resezione delle braccia per essere in qualche modo schiodate dalla croce non è forse una cosa originale della scultura, ma durante il restauro si potrà capire se materialmente queste cuffie fatte di tela e di cuoio appartengono alla realizzazione originale. Però, vedete, stiamo parlando di una scultura del 600 e di una scultura che appartiene a una mano certamente illustre. Ma come esprimersi sulla datazione e sull'attribuzione se il manufatto è in queste condizioni? Diventa una cosa improba. Tant'è vero che questo professore universitario di cui vi parlavo, Gian Giotto Borrelli, figlio d'arte, perché figlio del più celebre Gennaro Borrelli, mi diceva in maniera un po' confidenziale, dice: voi storici dell'arte calabresi siete una massa di pazzi, valutate le opere d'arte sotto questa coltre di colore, cosa che noi napoletani non faremmo mai e poi mai. Perché? Perché si possono prendere degli svarioni non indifferenti valutando le opere ridotte in queste condizioni. Però è anche vera una cosa: in attesa che si arrivi al restauro, noi speriamo in tempi brevi, grazie alla generosità di questo popolo che comunque sente fortemente l'attaccamento alla tradizione religiosa e al proprio patrimonio artistico, però in attesa che si arrivi appunto a questo intervento, le opere d'arte possono essere dimenticate, trascurate, possiamo far finta che non ci siano nel territorio questi capolavori, a parte il fatto che sarebbe il caso, prima del restauro, di pensare obiettivamente se è il caso di fare questo rito della schiodazione. Perché questo togliere e rimettere il Cristo su un legno estremamente tarlato potrebbe compromettere definitivamente il mantenimento dell'opera. E allora forse è il caso di pensarci più da vicino. Chiuso qui l'incidente, andiamo avanti. Un altro grande capolavoro, conosciuto, il grande, l'illustrissimo Alfonso Frangipane nell'Inventario d'arte del 1930, lo pubblicava come capolavoro sommo, lo inquadrava, Giacomo correggimi se sbaglio, come opera iberica, perché lo considerava una scultura spagnola, gigantesco, bello, monumentale, pieno di vita. E non aveva molto torto, nel senso che anche questa scultura, un po' come il crocifisso, ricorda la produzione iberica. Nel 2008 mi permisi di affermare una cosa, che un manufatto così bello non poteva essere rapportabile se non ad un artista napoletano, e che però aveva la possibilità di dialogare con una committenza altolocata, e scrissi in una guida che ho pubblicato nel 2008: bisognerebbe ricercare nelle committenze di Casa Milano, i Marchesi di San Giorgio, un eventuale rapporto con l'artista. Gian Giotto Borrelli, che lavora da moltissimi anni nell'archivio di Stato di Napoli, ha seguito il mio consiglio e, lavorando sulle carte d'archivio, è uscita fuori la pandetta dove l'agente del marchese Giacomo Milano commissionava, attraverso appunto un uomo di fiducia, al maestro Vincenzo Ardia di Napoli la statua di San Giacomo Apostolo per la chiesa matrice di San Giorgio Morgeto. Quindi, vedete, la storia si lega alla lettura artistica dei manufatti. Perché? Perché anche qui c'è qualche mano di colore, ma come vedremo nelle foto successive si può dire che San Giacomo è pressoché intonso. E perché? Perché sicuramente per una questione conservativa in tempi passati qualcuno ha ridipinto il volto del santo, tant'è vero che, non so se vi rendete conto, è molto abbronzato San Giacomo, si vede che ha preso un po' di sole. Ma la cosa più antipatica è che chi lo ha ridipinto ha fatto scomparire i colori delle gote, il naturalismo dell'incarnato.
E soprattutto ha coperto pesantemente l'attaccatura dei capelli sulla conformazione del volto. Dovete sapere che i maestri napoletani avevano una tecnica curiosa. Quando andavano a rifinire le statue, prima di concluderle, passavano delle leggere velature di color carne sull'attaccatura dei capelli, un po' come ho io. Vedete, io ho un'abbondanza di color carne sulla capigliatura. Così facevano i maestri napoletani, che invece davano all'attaccatura delle ciocche dei capelli delle sfumature leggere, che qui vedete nella ridipintura sono scomparse completamente. Rimane però la poderosità di questa scultura, che quando passa per le strade di San Giorgio in processione, voi lo sapete meglio di me, è davvero impressionante, monumentale. Vi richiamo però alla memoria questo effetto del santo visto di profilo e dietro. Guardate quanto è poderosa il movimento del santo, che piegando il ginocchio destro come per camminare, in realtà cosa fa? Compensa il movimento del braccio sinistro con il quale tiene il libro delle scritture. E quindi che succede? Che questa grande ansa del mantello si avvolge intorno al busto del santo e ritorna sotto forma proprio di déchaînement, come fosse una grande caduta, proprio sul fianco sinistro. Questa è l'obbedienza a una regola antica, a un canone antico della scultura che si chiama chiasmo e che rendeva le statue perennemente in movimento. Difatti, a guardarlo bene, tutto è tranne che una scultura statica e non solo. Come vedete, c'è una compensazione perfetta. Il braccio destro proteso in avanti che tiene il bastone, il bacolo del santo, corrisponde alla gamba destra che arretra e viceversa. Il braccio sinistro torna indietro, la gamba sinistra va in avanti. Vedete, si forma una X, detta appunto, è una figura anche conosciuta nella lingua italiana, come una figura retorica detta appunto chiasmo, dalla figura della chi greca, cioè diciamo, dell'antesignana della X, che appunto corrisponde a questa incipienza di movimento. E che cosa è rimasto di origine di San Giacomo? Quasi tutto, cioè questa meravigliosa finitura di cui Ardì è stato grande maestro. Ardì è uno scultore napoletano vissuto tra gli anni 40 e gli anni 90 del 600, alcuni spostano la sua data di morte ai primissimi anni del 700, certo è che è stato un autore molto prolifico. Ha realizzato grandi capolavori anche per la nostra regione, ve ne ho portati alcuni, ma oltre a essere un grande scultore, era un eccelso pittore. Quello che vedete è la famosa tecnica dell'estofado spagnolo, ecco perché Frangipane aveva avuto un'ottima intuizione. Sapete come si faceva questa finitura? In maniera molto, molto difficoltosa. La statua veniva, dopo essere stata scolpita, veniva stesa un'abbondante finitura di stucco liquido, più e più volte a pennello. Quando lo stucco tirava veniva polito come il marmo, cioè veniva, diciamo così, scartavetrato con la paglia. Dopodiché veniva steso il bolo armeno, che è una vernice antica usata già nel mondo bizantino. In base al colore che si sceglieva per la finitura, veniva coperto di un velo di colore, ovviamente non ad olio, ma a tempere grasse. E poi su questo colore si disegnava. Prendevano una lama di coltellino e graffiavano il colore per far venire fuori l'oro. Da qui la parola estofadores, che in spagnolo significa graffiatori, e da qui la tecnica dell'estofado spagnolo, cioè dell'oro graffiato. Quindi Ardia non l'ha dipinto il santo, ma ha graffiato il colore sull'oro per far venire questa meraviglia allucinante, perché è una cosa impressionante, lunghissima, faticosa, che evidentemente nei tempi passati è stata molto verniciata, è stata molto coperta da diciamo, veli di pittura, di vernice coprente, e che però dà all'oro questo colore spento, ma in fase di restauro certamente verrà fuori in tutta la sua brillantezza l'oro zecchino. E vi invito a guardare il trattamento del profilo greco di San Giacomo. Come vedete, ha una perfetta spiovenza, una corrispondenza tra la fronte e il naso, tipica della scultura napoletana del primo Seicento. Non solo, vi invito a notare una peculiarità espressiva. Non so se avete notato che in questo caso, un po' come nell'iconografia di San Rocco, San Giacomo è uno di quei santi che assomiglia molto a Gesù.
perché il volto del Nazareno compare molto spesso sia nelle fattezze dell'Apostolo Giacomo che in quello di Rocco di Montpellier. E questo è un aspetto voluto, anche perché tanto Giacomo quanto Rocco sono considerati santi benefattori del popolo, santi vicini alle esigenze, taumaturghi. Non dimenticatevi la figura di San Rocco, che abbiamo celebrato proprio ieri, che è stato comunque un'eminente figura di carità. Per cui anche iconograficamente, vedete, parlando proprio in termini fisiognomici, c'è un rimando alle iconografie del Nazareno. E guardate il retro del manto, pensate che San Giacomo ha anche il cappello decorato in estofado, e questa è da maschinatura ricchissima, che vedete altro non è che la riproposizione di tessuti, di broccati preziosi che circolavano nel 600. E anche laddove l'oro è stato consunto dalla devozione dei fedeli, però rimane integro il colore originale, e si vedono queste evanescenze rosse e il bolo armeno, cioè il bolo di preparazione sul quale era stata stesa la foglia in oro. Chi è Vincenzo Ardia? È l'autore del famoso San Giuseppe di Manduria, che come vedete è un capolavoro eccezionale, decoratissimo. Questa è una statua datata e firmata, risale agli anni 40 del 600, patrono della città di Manduria. Vedete, dove i colori sono originali rimane tutta la bellezza gagliarda anche del modellato, che viene messa in luce proprio dalle policromie. Ma è l'autore anche di questa pregevolissima Immacolata Calabrese, che anche questa purtroppo aspetta di essere restaurata. Sotto i colori, le ridipinture ottocentesche, si vede però tutta la bellezza e la magnificenza dell'intaglio, e soprattutto la cura profusa da Ardia nei particolari anatomici degli angeli. E poi è l'autore di questo grande capolavoro cosentino, la Madonna della Cintura, che come vedete ha una estrema cura. Il flash purtroppo non le ha reso giustizia, ma come vedete ha un'estrema cura. Non so se riconoscete nel volto della Vergine gli occhi di San Giacomo. La stessa conformazione allungata, quasi un po' turgescente del bulbo oculare, che è tipica di Vincenzo Ardia. Gli angeli e soprattutto la finitura ricchissima della veste, fatta con tulipani. In questo caso non c'è l'oro, c'è tutto un lavoro a colori, quindi tutto policromo, e c'è una semplice finitura, semplice per modo di dire, nella greca del mantello. Quindi guardate quanti capolavori a San Giorgio Morgeto. Lo stesso Ardia potrebbe essere l'autore del celeberrimo San Domenico di Caccuri, anche se questa attribuzione è molto controversa. E andiamo poi a un'altra scultura, saltiamo il secolo, arriviamo al 700, e è il caso proprio di raccontarvi la storia di questo Sant'Antonio. E qui tra di noi il professore Giovanni Russo, illustre bibliotecario di Polistena, il quale un giorno mi sussurrò nell'orecchio, dice: sai, ho scoperto l'autore della statua di Sant'Antonio, San Giorgio Morgeto. Dico: beh, affrettati a pubblicarla, è una scoperta interessantissima. E siccome posso dire con fierezza di essere depositario dei segreti di Giovanni Russo, dice: sai, si tratta di un grande scultore napoletano, ho trovato l'atto di committenza, è una statua del 1736, si tratta di questo scultore. Ma come si chiama? Gennaro D'Amore. E vedete i casi della vita. Gianni mi partecipa a questa notizia mentre io studiavo un grande capolavoro di Gennaro D'Amore, niente poco di meno che per Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Allora, di qui l'aiuto e il sostegno tra studiosi, ho detto: ti prego, pubblica subito questa notizia e mettiamo insieme già delle scoperte su questo artista presente sul territorio. Gianni prontamente pubblica l'atto notarile, e però, venendo a San Giorgio a fotografare la statua esposta per il mese di giugno, questa terribile, agghiacciante scoperta: c'è un santo di plastica. E tu dove è andato a finire Gennaro D'Amore? È coperto sotto vernici improbabili, ad acrilico, non so che cosa. Dove sono le fattezze nobili di Sant'Antonio? Dove sono le sue gote, le sue sopracciglia color carne? Dov'è la fattezza infantile del bambinello, il carnicino come lo chiamavano gli scultori del Settecento? Dov'è finito? Sotto i colpi di questo pennello criminale che l'ha ridotto in queste condizioni. E datandolo al 1736, la bellezza di questa e l'importanza di questa notizia
ci ha permesso di stabilire che la prima statua nota di Gennaro D'Amore è quella di San Giorgio Morgeto, perché pensate, l'ha fatta all'età di 23 anni, perché Gennaro D'Amore è nato in un piccolo casale di Mercato San Severino, quindi in provincia di Salerno, nel 1713. Aveva 26 anni quando ha fatto questo capolavoro e probabilmente lo ha realizzato nella bottega del suo maestro, che era l'eccelso Giacomo Colombo. Giacomo Colombo è stato uno dei più grandi scultori napoletani di tutti i tempi, in realtà era nato ad Este, era padovano di origine, veneto, ma nella sua bottega si sono formati tantissimi scultori, tra cui Gennaro. In questo caso, nella statua di San Giorgio Morgeto, Gennaro è estremamente legato al maestro, dà una conformazione leziosa al suo Sant'Antonio, copia i modelli del maestro, specialmente in questo vezzo del bambino che accarezza il mento del santo, una cosa tipica delle sculture del maestro Estense. Però che cosa succede? Che nei malcapitati interventi di restauro, questa specie di lenzuolino che vedete sul libro è un lenzuolino finto, copre il vecchio perno sul quale era adagiato il bambino e quindi per riposizionarlo meglio il bambino è stato sganciato dal mento del santo. E quindi già questo, vedete, rende incongruente la manina che dovrebbe poggiare sotto il mento di Sant'Antonio. Non solo. Con questi colori si perde ovviamente l'armonia, ma indubbiamente anche qui un restauro potrebbe fare piccoli grandi miracoli. Certo è che dalla scoperta di questa statua arriviamo al grande capolavoro che Gennaro D'Amore firma 30 anni dopo, l'Immacolata di Piedimonte Matese, per la quale sono stato chiamato io a intervenire nella lettura stilistica subito dopo il restauro. I piedimontesi la chiamano la donna vestita di sole e ne hanno buon motivo e hanno ottime ragioni per farlo, anche perché Gennaro è un artista in controtendenza. E sicuramente avrete notato che i colori tradizionali della Vergine sono scomparsi e anche il manto ceruleo ha uno spazio estremamente limitato. Tutto il resto è luce, è colore, e questo colore viene da che cosa? Da una finitura delicatissima fatta a punta di pennello. Lei è bellissima, con gli occhi socchiusi, le mani giunte sul seno, pudicamente già mostra ai fedeli questo grembo che, come dice Francesco d'Assisi, è destinato a diventare la tenda, la dimora del Dio con noi, e quindi questa veste diventa quasi un conopeo eucaristico che copre il grembo fecondato dallo Spirito Santo. Quindi c'è una grazia arcadica e allo stesso tempo una delicatezza umana eccezionale, tipica la firma di Gennaro D'Amore, che ovviamente, non essendo una statua ridipinta, fa bella figura da ormai dal 1763 al giorno dei giorni nostri, senza essere mai stata coperta. Ma questo volto della Madonna, mentre studiavo a Piedimonte Matese, mi ricordava qualcosa. Ho detto io, ma questi occhi socchiusi, questo viso grande, strano. Ta-ta. Gennaro D'Amore, che era già presente grazie al ritrovamento notarile fatto da Giovanni Russo, ma questo è San Giorgio, è la statua di San Giorgio Morgeto, ridipinto, ma è la statua di Gennaro D'Amore. Da che cosa si evince? Dalla conformazione del viso, certo, San Giorgio è un uomo, dal volto efebico, imberbe, però è comunque un volto, vedete, sì, molto simile anche nella postura, la conformazione del naso, delle labbra, gli occhi che sono ovviamente più aperti rispetto a quelli dell'Immacolata, ma guardate anche il modo di incorniciare la forma dei capelli dentro l'elmo e il manto spiraliforme della Vergine, c'è una corrispondenza. E poi guardate la veste originale dell'Immacolata di Piedimonte e guardate le maniche di San Giorgio, fatte con lo stesso criterio. E questa stessa decorazione compare proprio nel gonnellino militare del santo, dove i colori originali sono stati in qualche modo coperti, e però vedete il trattamento è il medesimo, e questi mazzolini di fiori sono un'interpretazione posticcia di qualcuno che voleva ingentilire il santo e gli è partito il pennello in maniera estemporanea. Vabbè, transiat anche su questo discorso. Guardate le finiture,
militari del Santo, con le cadute di questa specie di flabelli che scendono giù, tipici, no? Delle loriche, delle armature dei soldati romani, che sono simili alle finiture dell'Immacolata, e soprattutto laddove il pennello è stato generoso con questo azzurro, non so se il computer vi restituisce l'evanescenza di un azzurro cenere coperto da un azzurro più intenso, perché certamente le maniche e il gonnellino di San Giorgio erano di un colore più spento, di un colore ovviamente più delicato, non molto lontano da questo grigio argento dell'Immacolata di Piedimonte Matese. Di profilo sono praticamente identici e hanno la stessa bellezza, la stessa nobiltà di espressione, e ovviamente il rimando in questo volto comunque più virile è anche con Sant'Antonio, però rimane sempre il solito problema di colori non originali che non ci permettono di discutere a fondo sulla reale attribuzione della statua. La foto è poco chiara. I sangiorgesi lo conoscono bene perché lo vedono in processione annualmente e sanno che cosa sono, in che modo sono fatte le spalle di San Giorgio, perché c'è questo bellissimo allaccio di manto che in realtà forma un contrappunto, direbbero, gli esteti del passato. Guardate che cosa si crea tra la parte alta e la parte bassa della statua. Per compensare il dragone che Giorgio sconfigge, anzi trafigge con la lancia, lo scultore deve allungare la coda del demonio, del drago, le fa compiere questo ricciolo e richiama nel senso spiraliforme del mantello, proprio per contrappunto, per una contrapposizione di masse, il movimento della coda del demonio, del dragone, nel manto di San Giorgio che si avvolge su se stesso, che è una massa piena di pieghe sottili, intagliate, delicatissime, ricca di chiaroscuri, vibrante, una cosa spettacolare. E non so se vi è mai passato per la testa, e se gli mettessimo un paio d'ali non vi sembrerebbe un San Michele Arcangelo? In realtà, e questa è una piccola pecca degli scultori del passato, non sempre realizzavano delle sculture ad hoc, molto spesso si fermavano a dei modelli che venivano ovviamente richiesti espressamente dalla committenza. Anche in questo caso ci sarebbe da immaginare o una committenza altolocata ecclesiastica o del tutto quella ovviamente dei feudatari, ma non è detto. Ma la cosa interessante qual è? Che voi sapete bene, San Giorgio nell'iconografia antica viene raffigurato sempre a cavallo, tant'è vero che Domenico De Lorenzo, il grande scultore di Tropea, per fare la statua del santo patrono di Maropati ha fatto una scultura equestre tra le più monumentali della nostra regione. E lì il santo sta proprio sul cavallo con la principessa accanto e il dragone sotto gli zoccoli del suo cavallo. Qui non c'era la possibilità, evidentemente non c'erano forse i soldi, e non c'era la volontà di fare una statua equestre. Allora lo scultore prende il modello di un San Michele Arcangelo, gli toglie le ali, e pensa a un San Giorgio che comunque ha una sua bellezza e una sua dignità ovviamente irrefutabile. E lo vedete con questo movimento bellissimo che assomiglia ad una saetta. Vi invito a notare come nella statua di San Giacomo sempre il tema del chiasmo, per cui guardatelo come se fosse un pinnacolo avvitato su se stesso, e girando su se stesso deve in qualche modo compensare i pieni e i vuoti, e però allo stesso tempo deve avere, pur essendo dotato di una bellezza efebica, deve avere tutta la poderosità e la muscolosità di un uomo capace di sconfiggere il male, cioè di atterrare un drago. E allora ecco che lo scultore inventa un piede, quello che tiene fisso il santo proprio nel suo equilibrio formale, quindi la gamba destra ben tesa, che poggia ovviamente sul drago. L'altra invece piegata, quella sinistra, sta quasi a schiacciare le ali, come per dire il santo plana sul drago, come se gli fosse saltato di sopra, e nello stesso tempo si accinge a trapassargli la bocca, per cui il movimento è aggraziatissimo, scolpisce perfettamente i tendini, modella le dita dei piedi, descrive sotto l'abbigliamento militare il movimento della rotula della gamba sinistra. Se, come ho potuto fare io qualche giorno prima della festa, molti anni fa, vi avvicinate e toccate San Giorgio,
con la mano vi renderete conto che c'è il movimento della rotula al tatto, è una cosa impressionante. E poi, anche se coperto dai fiori, guardate il grande drago con questi denti a zanne, la lingua completamente di fuori e questi occhi sgranati. Ho dimenticato questa sera di portarvi la foto, certamente questo drago bellissimo fu il drago che suggestionò Vincenzo Scrivo quando scolpì il celeberrimo San Michele Arcangelo di Cinque Fronni, dove appunto il demonio aveva queste fauci spalancate, la grande lingua, perdonatemi il termine, srotolata, e soprattutto gli occhi che sono di vetro, come in questo caso, proprio sgranati, aperti, completamente spalancati sulla visione del santo. Gennaro D'Amore ha fatto moltissime statue importanti, queste a San Basile. È il San Donato Vescovo di San Basile in provincia di Cosenza, una bellissima dolorata a manichino per la chiesa del Rosario di Vibo, e probabilmente è sua la Madonna della Grazia, che come mi suggeriva saggiamente stasera il dottore Oliva, stava proprio qui dove oggi ci troviamo noi, cioè nelle vestigia dell'antico palazzo Assalti. Stava qui, era veneratissima dalla popolazione sangiorgese e sicuramente, per evitare che rimanesse vittima delle acque piovane, del deterioramento del palazzo, qualcuno di buona volontà la portò nella chiesa madre per salvarla dalla distruzione. Però non è bastato questo, perché c'è stato sempre un innominato pennello che ci è andato dentro alla grande e l'ha ridotta in queste condizioni. Ve la faccio vedere da vicino. Questo è probabilmente Gennaro D'Amore, ma ridotto così. Può essere mai una scultura del Settecento? E sapete perché Gennaro D'Amore? Perché lo studio incrociato della produzione di questo grande maestro con quella del suo più eccelso maestro, cioè Giacomo Colombo, mi ha permesso di fare questo parallelismo che, malgrado la condizione attuale della statua, pubblicandola ha incontrato il favore comunque degli storici dell'arte. Ecco il modello adoperato da da Gennaro D'Amore. Stiamo parlando della celeberrima Madonna della Quercia di Conflenti, scolpita da Giacomo Colombo nel 1727, probabilmente Gennaro D'Amore, questo capolavoro eccelso, che si presenta comunque con i suoi colori originali. Siccome la leggenda di Conflenti e l'origine di questo santuario, uno dei più antichi e dei più frequentati della nostra regione, dice che la Vergine sarebbe apparsa a questo pastorello mentre allattava il figlio, Giacomo Colombo la riproduce col seno scoperto, ma in questo caso la Madonna della Grazia di San Giorgio, come vedete, ha più pudicamente il seno coperto e la mano però appoggiata proprio sul seno, per ricordare non soltanto la Virgo Lactans, no? La tradizione antica della Vergine allattante, ma per ricordare anche il fatto che è dal seno della Vergine Maria che si dipartono tutte le grazie che raggiungono gli uomini, e quindi Cristo le concede mercé la preghiera della mamma. E quindi nella tradizione più antica l'attinenza a questo, diciamo, a questo gesto iconografico della mano sul cuore o comunque sul seno ci ricorda una tradizione meravigliosa che, come ben sapete, qui nel nostro territorio è attecchita nei secoli più belli della presenza del monachesimo orientale. E però, vedete, il legame culturale con tutta la produzione coeva, la Madonna della Quercia al centro, la Madonna di San Giorgio alla vostra destra e qui la celeberrima Madonna del Rosario di Martirano Antico, capolavoro di Domenico di Venuta, anche lui allievo di Giacomo Colombo, vedete la stessa intuizione, la stessa conformazione delle vesti, lo stesso modo di intagliare le figure. Probabilmente anche nella statua di San Giorgio ci sarà sotto questo spesso strato di colore una decorazione comunque dignitosa e confacente a un manufatto del Settecento napoletano. E a confermare l'attribuzione a Gennaro D'Amore, ecco che arrivano tutte le sorelline della statua di San Giorgio Morgeto, rintracciate da me nel territorio calabrese e campano. La statua di San Giorgio, la Madonna della Grazia di Pittarella di Pedivigliano, siamo nella Valle del Saputo, alle porte di Scigliano, e la bellissima Madonna delle Grazie di San Michele di Serino. Le ultime due con i colori originali, quella di San Giorgio, e mi fermo. E vedete anche in bianco e nero, però la somiglianza è praticamente palmare.
perché Gennaro, al contrario di Giacomo, produceva stato in grandissima quantità, le faceva da solo, le produceva, si può dire, quasi tutte uguali, ma non per questo meno belle. Come vedete, una sta nell'antica Calabria Ultra, una in Calabria Citra, un'altra niente di meno in uno dei casali più antichi e più belli del Salernitano. Ed è di Gennaro D'Amore, questa è una recentissima attribuzione. Quando io pubblicai la statua di San Michele di Serino, quella che avete visto, l'ultima, questo studioso pugliese si recò per bontà sua ratificare la mia attribuzione per confermarla, e mentre girava per la chiesa di San Michele di Serino ha trovato questa meraviglia, che è appunto il titolare della chiesa San Michele, e ha scoperto sulla base la firma Gennaro D'Amore 1744. Quindi mi ha chiamato e mi ha detto: non solo avevi ragione che la Madonna delle Grazie di San Michele di Serino è di Gennaro D'Amore, anche se non è firmata, ma accanto alla Madonna ne ho trovata un'altra ed è pure sua. Vedete il parallelismo tra il San Giorgio e il San Michele Arcangelo? È come se la conformazione della figura fosse la stessa, c'è un pathos diverso, più controllato nella statua dell'Arcangelo, più appariscente, se vogliamo più ridondante ormai rocaie, nella statua di San Giorgio Morgeto. L'ultima attribuzione a Gennaro D'Amore sta niente di meno a Torre Orsaia, che è un piccolissimo paese del Cilento, e il San Lorenzo, che è stato restaurato di recente, porta anche questo la data e la firma di Gennaro D'Amore. E se fosse di Gennaro D'Amore anche il San Domenico, Giangiotto Borrelli ha parlato di una scultura legata a Giacomo Colombo, ma poi, convenendo, ragionando insieme su questa statua, in occasione di un simposio storico-artistico, mi ha detto: temo che tu abbia ragione, non è Giacomo Colombo, ma probabilmente Gennaro D'Amore, nella sua capacità di copiare le statue del maestro, e però mantiene comunque quei modellati belli, energici, ma meno ricchi, meno ricercati di Giacomo Colombo. Comunque, per quanto ritoccato e ridipinto, questo in un tempo più antico, anche il San Domenico è meraviglioso. E pensate che questa statua piacque talmente tanto ai domenicani che, per rifare la statua processionale di San Domenico di Soriano, che è stata fatta dallo scultore calabrese, venne adoperato proprio come riferimento iconografico la statua di San Giorgio, che tra l'altro ha questa peculiarità: il dito puntato verso l'alto. Niente di meno, è un riferimento iconografico che lo scultore ha ripreso dal celebre busto d'argento di San Domenico che Gian Domenico Vinaccia aveva realizzato per il tesoro di San Gennaro a Napoli. Quindi c'è tutta una ricchezza di rimandi iconografici e iconologici, oltre alla bellezza delle forme, che come voi mi insegnate è eccezionale. Guardate anche questo riferimento, evidentemente il cagnolino dal balcone ha riconosciuto un suo antenato. Guardate quanto è simpatico il cagnolino che con la zampa tenta di richiamare l'attenzione del santo. Cioè, sono particolari, voi sapete, no? È un riferimento iconografico leggendario, no? La mamma di San Domenico avrebbe sognato, pochi giorni prima della nascita del figlio, avrebbe sognato di dare alla luce un cagnolino pezzato, bianco e nero, da questo il nome Domenico, no? Ma poi il cagnolino pezzato è diventato il simbolo dell'ordine domenicano, con la fiaccola tra i denti, ma il cagnolino era bianco e nero, da qui l'abito di San Domenico. Chi ha ridipinto il santo l'ha trasformato in un cocker, in un bastardino, non so, ma sicuramente sotto ci sarà la pezzatura bianca e nera, che è proprio il simbolo dell'ordine domenicano. E con San Giorgio mi fermo, penso di avervi angustiato abbastanza per questa sera. È stata veramente una scoperta piacevolissima ed un onore portare il nome di San Giorgio negli ambiti storico-artistici. In questa piccola pubblicazione che è stata pubblicata, appunto, che è stata data alle stampe nel 2012, ben 4 statue di San Giorgio Morgeto sono ritornate al catalogo di Gennaro D'Amore, e comunque partecipano nel grande agone culturale dello studio della storia dell'arte e della scultura lignea sacra italiana, e nella fattispecie meridionale. Questo anche per sfatare un mito di cui dobbiamo convincerci una volta per sempre.
mandiamo i nostri figli e tutti partiamo alla ricerca dei grandi capolavori in giro per l'Italia, per il mondo, perché tutto è sempre più bello, l'erba del vicino è sempre più verde della nostra, no? E quindi dobbiamo andare saggiamente, per carità di Dio, a Milano, a Firenze, a Roma, a Torino. E le cose di casa nostra? E i capolavori di casa nostra che sono costati tanto? Queste sono, non sono tutte statue di committenza comunque legata alle, ai feudatari. C'è anche il sacrificio dei sangiorgesi, c'è sicuramente l'oblazione costante anche dei poveri. Sapete i poveri come pagavano le statue lignee? Anche qui ci aiutano le fonti notarili. Formaggio, olive, olio, grano, ceci, fagioli. Per devozione a, offrivano tot, come usiamo il termine dialettale, tuminate di, tot tumini di, tot cafisi di olio. Così compravano le statue. Non c'erano soldi. Poi questi beni venivano venduti, messi all'asta, incantati. Arrivavano questi soldini, piano piano gli scultori venivano pagati, molto spesso non completamente, partivano le diatribe, i guai con i notai, le denunce, ah ma questi finanziatori non mi hanno dato completamente la cifra pattuita, gli archivi di Stato sono pieni di queste diatribe tra scultori, artisti, committenti, insomma è l'aspetto anche meno simpatico della ricerca, ma è l'aspetto più veritiero. Ma questo è sangue nostro, è fatica nostra, è fatica dei nostri avi e soprattutto l'aspetto più commovente, devo dire, che ritorna sempre dinanzi alle grandi catastrofi naturali. Non so se vi ricordate un anno fa quando il terremoto ha devastato Amatrice e fecero vedere questa immagine veramente drammatica ad Arquata del Tronto, si videro tra le tende. È partito un applauso liberatorio, ovviamente un gran pianto di tutti i superstiti. In realtà queste scene qui le abbiamo viste più e più volte nella nostra storia. E sappiamo, i nostri avi sapevano che cosa significava perdere tutti i riferimenti urbanistici, abitativi, ecclesiastici, non avere più il luogo dove pregare, il luogo dove incontrarsi, la piazza, la casa. E non c'era la protezione civile, non c'erano i soccorritori. C'era soltanto la buona volontà degli abitanti locali. E sapete la cosa più bella? Che le fonti storiche dicono molto spesso, dalle chiese terremotate veniva estratto prima di tutto il Santissimo Sacramento, la piside con le ostie, e poi le statue dei santi patroni. In alcuni casi i morti erano ancora sotto le macerie e le statue erano già ricoverate nelle baracche di legno. Questo per dire che del sacro c'era bisogno. Conservare queste opere d'arte significa conservare un patrimonio artistico, un patrimonio di storia di tutta la comunità, indipendentemente se sacro o non. Dovremmo avere questa lucidità di pensiero anche quando permettiamo a gente non referenziata di ridurre le statue in queste condizioni, perché fanno torto a tutta la comunità, a noi e a chi verrà dopo di noi. Per cui adesso ai sangiorgesi la buona volontà e l'impegno anche economico, una cosa alla volta, piano piano, è vero Don Antonello, di restaurare una cosa alla volta per fare un regalo a chi? A voi stessi e a noi che studiamo questo patrimonio, a chiunque venendo a San Giorgio potrà dire di aver visto capolavori eccezionali come quelli che si conservano nelle vostre chiese. Vi ringrazio. Caso che mi cedi il posto. Comunque io ti voglio ringraziare a nome di tutta la comunità parrocchiale e poi per la comunità civile ci penserà il sindaco dopo di me. Grazie perché ci ha fatto scoprire quello che è il tesoro di San Giorgio Morgeto, che purtroppo, come hai sottolineato più volte tu, la gente ancora non capisce il valore che c'è, è quello che ancora è nascosto. Infatti con Mimma quando abbiamo pensato questo incontro di questa sera,
abbiamo pensato di aprire i tesori, che io indegnamente mi trovo ad essere il custode di una grande eredità di secoli. Infatti a Natale, annuncio anticipatamente, abbiamo pensato con Gian Francesco di fare una mostra di tutti i paramenti sacri, che credetemi, lui ha visto un piccolo assaggio, ce ne sono abbastanza e bellissime. Io alcuni che sono ancora conservati bene li sto utilizzando per alcune celebrazioni in particolare. Magari sto facendo pure un abuso e perdonatemi di questo, però è bello che bisogna utilizzarle pure per farle vedere, logicamente tenute con cura. Quindi ecco, ti ringraziamo tutti come comunità e speriamo che possiamo veramente giungere almeno a qualche restauro di un'opera di questa. Un'altra idea che vorremmo fare è fare una copia, se era possibile, del Cristo Crocifisso e magari mantenendo all'interno proprio questo originale e magari restaurandolo e utilizzando per le processioni, per la cosiddetta schiodata, la copia di questo crocifisso. So che magari da tanti non verrà mai apprezzato una cosa del genere, però io penso che bisogna farla se vogliamo tutelare veramente il patrimonio che abbiamo. Quindi grazie ancora e ci rivedremo sicuramente per altri progetti insieme. Enzo Tocchi anche a me, ringraziare, buonasera a tutti gli intervenuti. È un'entrare che vorrei fare in punta di piedi perché interrompere un'atmosfera così magica, così bella, che ha insegnato a tutti noi delle cose raffinate, il ragionare per grandi argomenti, per argomenti fini, per allenare la nostra passione per il bello. È una cosa molto importante e sono ben lieto di aver ospitato il professor Solferino questa sera a San Giorgio. Devo dire che ho accolto l'idea di Mimma con entusiasmo, anche se devo dire con tutta onestà non mi aspettavo una cosa così bella. Intanto, a questo proposito annuncio che finalmente San Giorgio è entrato ufficialmente nella rete dei musei. Abbiamo avuto finanziato un museo che a breve metteremo in atto, un museo un po' della civiltà contadina, un museo civico, ma vedremo come riuscire ad estenderlo anche a delle cose più belle. Tanto per dare un esempio, io immagino, insomma, per quanto riguarda il restauro, di poter sacrificare una festa della prossima estate, ma cominciare a dare l'esempio per iniziare a restaurare qualcosa. Quindi l'impegno pubblico per quello che servirà di essere come amministrazione comunale pronti a iniziare il restauro di qualcosa. Grazie a tutti gli intervenuti, io vi ringrazio veramente. Anche questa è un'occasione, devo dire, poco estiva ma molto bella, molto importante per questo paese. Questo è un posto meraviglioso che si presta tantissimo a eventi culturali come ne abbiamo ospitati tanti durante quest'estate. Anche al professore Solferino un nostro omaggio, che il paniere lo abbiamo chiamato dell'accoglienza, è tutto prodotti tipici, abbiamo deciso di offrirlo ai nostri ospiti importanti per fare un po' di marketing territoriale. Grazie della sua presenza, grazie a tutti. Il professore Solferino, perché mi ha incantati, e per l'attenzione con la quale avete seguito la serata. E questo vuol dire che va a nostro vantaggio, a nostro favore, perché vuol dire che c'è interesse, c'è voglia e c'è la sensibilità per fare qualcosa. C'è tanto da fare, però l'importante è cominciare. Io sono ottimista, si può cominciare con poco. E si deve però cominciare con le persone giuste. Meglio una cosa non farla, piuttosto che farla male. E invece, sensibilizzare, ad esempio un restauro. I soldi ne spendiamo tanti, di tutto, di più, per tutte le fesserie possibili e immaginabili. Ecco, fare ognuno di noi un piccolo sacrificio, anche noi come associazione, che so, e fare delle serate, il ricavato, devolverlo tutto per un restauro, ecco,
E questo penso che è una buona partenza. L'amministrazione è d'accordo, siamo tutti d'accordo, quindi siamo felici della serata. Don Antonello è d'accordo, quindi grazie ancora e buon proseguimento, perché adesso abbiamo un breve concerto della cantante. La puoi presentare tu, dottore? Adesso abbiamo la Natalia Rosceva, spero di non sbagliare il cognome, se più o meno me lo ricordo così, e colgo l'occasione per ringraziare la sua presenza Giacomo Oliva per essere qui fra noi, e lo vogliamo più spesso, abbiamo bisogno anche della sua presenza. E mi collego a Giacomo perché la signora Rosceva è ospite della famiglia Oliva, di Francesco Oliva, e quindi siamo lieti di ospitarla anche stasera a San Giorgio. Sarà un bel concerto, non è la signora ma è a tutti. Stasera il professore Solferino, che si sostanzia di tre cose. Prima è la conoscenza, perché tante volte non si conoscono, non si conosce il proprio patrimonio. Secondo è la conservazione, e questo è molto importante, la conservazione. E terza è la valorizzazione. Allora, io non posso prendere un impegno e una promessa, però un tentativo di promessa e di impegno penso di farlo. E se riesco vorrei inserire il crocifisso di San Giorgio nella programmazione dei restauri. Quindi per l'anno prossimo spero di inserirlo in programmazione, quindi di essere restaurato questo. In uno spirito anche di sinergia. Va bene. E poi piano piano cominciare a proseguire su questa strada. Va bene? Bene, grazie. Una fotografia.